E allora, ben trovato Andrea. Ecco, Ciao Giacomo, un caro saluto a te e a tutti i telespettatori delle fonti. a te giro la domanda che più o meno ha contraddistinto, insomma, i primi collegamenti con gli altri analisti, e cioè dopo una settimana di comunque ritracciamento, per qualcuno correzione, comunque sia una settimana che ha sofferto i verbali della Fed, adesso c'è Jackson Hole, come a dire, potrebbe arrivare una settimana che conferma quel tipo di reazione che ha avuto la settimana scorsa, anche se non mancano anche segnali long, insomma, guardando altri fronti. Qual è il tuo punto di vista? Prima di lasciare spazio ai nostri amici a casa. Ma diciamo che oggi, per esempio, c'è un mercato molto tecnico sul nostro futures perché al momento abbiamo provato, purtroppo, perché non è un segnale decisamente positivo, un ops ribassista di Williams perché avevamo un gap lasciato aperto a 9,65. L'abbiamo chiuso, non dimentichiamo che oggi abbiamo fatto 2665 di massimo, quindi c'è stata già una correzione piuttosto significativa in intraday, però la nota positiva è che ci siamo fermati al momento sul minimo fondamentale di 25,925 che corrisponde al massimo relativo precedente del nostro futures toccato l'8 di giugno. In sostanza, che cosa sta succedendo? Ribadisco il mio concetto. Il mercato aveva bisogno di un pretesto per scendere perché era troppo tirato. Il pretesto è stato, secondo me, soprattutto la Federal Reserve perché ha ventilato l'ipotesi di anticipare il tapering. Poi, la situazione, anche se è un termine che non mi piace, ma è usato ormai da un decennio, è ancora molto fluida perché uno dei falchi storici che il presidente della Federal Reserve di Dallas, che è Kaplan, la settimana scorsa Kaplan arrivava a con la K, dichiarare sì. alla prima occasione utile inizieremo il tapering. Oggi è uscita una sua dichiarazione: se il Covid dovesse peggiorare le stime di crescita del PIL americano, sono pronto a rivedere le mie posizioni. Quindi, paradossalmente, la certezza più grande in questo momento è la stretta della Cina, che abbiamo visto purtroppo aver impattato negativamente sul settore lusso. Però anche qui qualche piccolo segnale positivo c'è. Per esempio, per chi seguisse il settore, c'è stato un segnale molto importante sul titolo Salvatore Ferragamo, perché intraday ha fatto nuovi minimi di periodo venerdì a 16,145. Il minimo precedente di breve periodo era quello del 19 luglio, 16,19, ha poi chiuso con un hanging man a 16,57,5. Per cui in realtà io, per essere chiari, al momento non credo ancora si possa parlare di inversione, ma soltanto di correzione. Ovviamente, perché questa mia idea sia confermata, non dobbiamo perdere certi livelli chiave, e siccome sul settimanale, la scorsa settimana, siamo andati piuttosto male, direi il minimo delle ultime 4 settimane è 24.935 sul nostro futures. Ecco, quello è il livello sotto il quale comincerei a preoccuparmi in maniera seria. Però al momento è solo una correzione. Ovviamente bisogna, dal mio punto di vista, cambiare un po' approccio sul mercato. Fino adesso ha pagato la strategia del buy and hold. Questa è una fase di mercato dove anche chi non è solito mettere degli stop stretti, a mio avviso, dovrebbe farlo. Tant'è che il lunedì, come ormai molti telespettatori sanno, nella mia newsletter finanziaria che esce appunto una volta a settimana, ho indicato dei titoli. Dico il primo, per fare un esempio, Nexi, semplicemente perché secondo me
posso gestire la posizione con uno stop ragionevole. Quindi in questo momento bisogna riflettere su questa dinamica di mercato. Compro i titoli solo se lo stop che decido di posizionare incide a livello percentuale molto poco sul mio investimento a livello di perdita, perché è vero che finora il mercato è sempre stato ricoperto generosamente, però non sappiamo oggi se continuerà così o se dovesse iniziare un'inversione, e allora lì rientrano in gioco altri parametri, ovvero maggiore liquidità, ovvero magari uno short sull'indice, un long sulla volatilità. Ecco, bisogna essere un po' più dinamici in questa fase di mercato. Ed eccole qua le parole di Kaplan, pronto a rivedere la posizione sul tapering con impatto variante delta. Qui lo riporta Teleborsa, che appunto si è detto pronto a rivedere in parte la propria posizione in materia di politica monetaria se la variante delta dovesse rallentare la crescita economica. Aveva affermato poche settimane fa, insomma, che la Fed dovrebbe annunciare l'intenzione di ridurre gli acquisti di obbligazioni a settembre e iniziare il tapering a ottobre. Alla fine di aprile era stato anche il primo alto funzionario della Fed a chiedere l'inizio di un tapering, questo a completare quello che già aveva giustamente, insomma, ci aveva ricordato Andrea all'inizio della sua riflessione. Abbiamo anche mostrato Nexi, che ci ha segnalato appunto Andrea tra i titoli interessanti da seguire. Ce ne sono anche diversi che ce ne chiedono da casa, alcuni anche nuovi, almeno per quanto mi riguarda, cioè non ricordo a memoria di averli analizzati in diretta, ma insomma c'è sempre la prima volta e noi siamo sempre qui. E allora partiamo da Alberto, che ci chiede un parere, lui dice quasi immancabile, al titolo Mutui Online, che oggi viaggia a 51,4 euro ad azione, guadagna lo 0,98%, c'è una spike ribassista, nel senso che evidentemente il mercato ha provato a scivolare verso i minimi della vigilia, subito questi minimi ricomprati dal mercato, e quindi si mantiene, insomma, non distante da quei massimi del 12 agosto scorso, massimi storici. Andrea, allora Mutui Online è uno dei miei titoli preferiti di tutto il listino italiano, lo potrei inserire tranquillamente nella mia personalissima top 10, però in questo momento mi sembra di poter dire che nonostante abbia appunto toccato nuovi massimi storici di recente, il 12 di agosto a 53 euro, stia provando a iniziare una fase di distribuzione. Qui il livello di potenziale ingresso sul titolo, se non lo si detiene, è abbastanza facile, perché è rappresentato ovviamente dai precedenti massimi storici che erano stati toccati il 19 di aprile a 47,95. Se invece siamo già in possesso del titolo, è importante che non chiuda sotto il minimo di giovedì, dove ha fatto un hanging man quasi dragonfly, ovvero 50.1, quindi stop profit sotto 50.1 per chi detiene il titolo in portafoglio, area 48 per un reingresso. Nell'ottica che dicevo prima, se costruisco a tavolino questa nuova posizione, entro poco sopra 48 e mi stoppo sotto il minimo del 22 di luglio, che è 45,95, perché nella seduta precedente, quella del 21, il titolo aveva avuto un andamento estremamente positivo, più 6,17%, e il minimo di quella seduta è 43,5, per cui preferisco avere, come spiegavo, uno stop più ragionevole, poco sopra 48 per un ingresso, sotto 45,95 per uno stop loss. Dunque, grazie Alberto per aver tirato fuori, insomma, un titolo caro ad Andrea. Andiamo da Roberto, che invece ci chiede se, per quanto riguarda Enel, che oggi è un po' in sofferenza, c'è un candelone engulfing bearish, meno 1,62, si è divorato la candela rialzista di venerdì, e allora Roberto ci chiede se è il momento di comprare, secondo te, Andrea. Enel è uno dei titoli più difficili da analizzare e di conseguenza da tradare, perché non dobbiamo dimenticare che l'analisi per quanto riguarda un titolo deve essere propedeutica a
poi metterci dei soldi veri. Purtroppo, come dico da tanto tempo, stanno un po' proliferando da anni molti analisti che non investono più in borsa. Io la considero una discriminante fondamentale, perché non investendo i propri denari in borsa, nell'analisi si perde la componente più importante, che è quella psicologica. Detto questo, la tua lettura è purtroppo correttissima, perché quella di oggi al momento è un engulfing bearish informazione. Perché dico informazione? Perché ovviamente se questa sera mi fa l'hanging man, dirò ho fatto un hanging man, quindi se chiudesse in questo momento il mercato sarebbe indubbiamente un engulfing bearish. Perché è difficile da tradare come titolo? Perché innanzitutto ha sottoperformato il settore delle ultime settimane, si è ripreso nelle ultime tre sedute della settimana scorsa andando un po' in controtendenza rispetto al mercato, però venerdì rompeva la trend line ribassista partita dal massimo del 23 di aprile. Oggi, in caso di chiusura sotto il minimo di venerdì, che è stato 7,902, negherebbe questa rottura, per cui probabilmente il titolo, i minimi, il doppio minimo sporco 7,521 3 di marzo, 7,543 20 di luglio ci mette abbastanza al riparo da sorprese troppo negative. Allo stesso tempo, meglio per un ingresso aspettare almeno il minimo di giovedì, che è 7,704. Dunque, questo per quanto riguarda Enel, che al momento perde l'1,6% e naviga sotto gli 8 euro ad azione, a 7,87 per essere precisi. Allora, c'è Armando che ci parla di un titolo che è Ulisse. Io credo che sia, adesso vorrei essere certo. Ulisse Biomed. Esatto, Ulisse Biomed, il quale, insomma, Armando ci dice: beh, forse non sto benissimo, non ho, la mia posizione non è eccezionale su Ulisse, sono a 7, che cosa posso fare? Ulisse, che peraltro vedo essere quotato in borsa, insomma, da poco, ecco, almeno qua su questa piattaforma si parte dal 6 di agosto. Ma allora, diciamo che non è che fortunatamente la tua piattaforma fornisce dei dati diversi rispetto a quelli che ha la mia, è un titolo, potremmo definirlo, neoquotato. Il problema qua però apre una riflessione, prometto brevissima, ma molto significativa. Sì. Ci sono molti investitori, soprattutto non professionisti, che mi contattano e mi chiedono opinioni su titoli che fanno, noi usiamo un termine se vuoi un po' volgare, nel senso da vulgus, numeri da circo, no? Cioè, nel senso che ovviamente un titolo che ha dei movimenti incredibili interessa molto di più di un titolo che invece magari è in laterale, quasi apatico, e magari ci vuole molto più tempo per avere un profitto. Però c'è l'altro lato della medaglia, che poi titoli così volatili, così con potenziale profittevole per l'investitore, possono rivelarsi dei boomerang, e il telespettatore nella fattispecie ha comprato Ulisse Biomed nella seduta del 12 di agosto, quando toccava un nuovo massimo storico a 7,55 ma chiudeva addirittura a 5,01. Per cui io credo che il prezzo di carico del telespettatore sia sicuramente piuttosto alto, perché il titolo adesso gira più o meno in area 6, però a questo punto lo tenga e si dia uno stop. È vero che è una perdita del 30%, però sotto questo 5,01 bisogna che uno stop lo metta, anche perché il problema di Ulisse Biomed più in piccolo può essere, può riguardare anche un titolo come Nusco, cioè tutti questi titoli che si sono quotati di recente, che hanno avuto queste performance incredibili, dobbiamo assolutamente considerare che possono rientrare nei parametri. Adesso voglio andare velocemente a vedere, dovrei farcela al volo,
per dare un'idea, non voglio far preoccupare oltremodo il telespettatore, ma il prezzo di collocamento è stato 2. Cioè, questo titolo già il primo giorno ha fatto a rotondo più 50%, per cui o siamo capaci di stopparci stretto, cioè entriamo a 7, ci diamo uno stop al 5%, benissimo, anche se il titolo in quella seduta ha fatto, a mia memoria, molte aste di volatilità, è stato sospeso molte volte poi ovviamente al ribasso, però se il sottoscritto, non voglio parlare in terza persona come faceva il grande Diego Armando Maradona, non trada questi titoli ma aspetta che facciano una nuova base, non vedo perché magari un investitore che ha, immagino, come scopo quello di un hobby remunerativo, che è un po' il sogno di tutti, si metta a fare questi titoli così volatili. Per cui deve valere soprattutto per le prossime volte. Se un titolo in IPO fa già più 50% il primo giorno, o entro subito, e si poteva comprare anche a 3,20, 3,30 e poi vederlo fino a 7,50, ma non compro il quinto giorno con il titolo che ha fatto per 3,5 volte. Ok, magari possono aver sbagliato a decidere di collocarsi a 2, perché la società è molto interessante, è, diciamo, una piccola, tra virgolette, di Assorin, però il problema di base è che adesso ci troviamo a gestire una posizione difficile, quindi adesso mantenga, però purtroppo 5,01 è un livello che bisogna assolutamente rispettare come stop, perché poi abbiamo 4,52 e poi chiusura gap 4,20, considerato che il titolo appunto è stato quotato a 2 euro per azione. Perfetto, l'amico ci, insomma, ci ricorda anche che ne ha un bel po', ecco, diciamo che arriviamo a una cifra a 4 zeri per intenderci, però insomma le indicazioni di Andrea... Diciamo che allora la prossima volta che vuole fare un investimento del genere sarebbe meglio che mi scriva, io costo molto molto meno, gli avrei fatto risparmiare molti soldi, ecco, questo sì. Bene, un saluto ad Armando, ovviamente, con simpatia. Fabrizio ci chiede di tornare, l'abbiamo già analizzato settimana scorsa, non ricordo se con te o con un altro analista, Andrea, parliamo di TOTS. Io qui ero in un grafico orario, torno sul daily, TOTS prova il rimbalzo come molti titoli oggi in borsa, più 2,12%, il canale ribassista, lo vedete, è ancora piuttosto evidente, insomma, dopo i massimi raggiunti il 21 giugno scorso. Andrea, allora, ovviamente qui la premessa da fare è molto banale: non può TOTS muoversi in autonomia rispetto al settore di appartenenza, quindi c'è stato un vero e proprio crollo del settore lusso in borsa, ma attenzione, non solo TOTS, Ferragamo, Moncler, ma parliamo proprio dei colossi, quindi Louis Vuitton e Kering in primis. TOTS oltretutto ha l'aggravante che la salita pazzesca, ricordiamolo, pazzesca, partita probabilmente con la seduta da più 14% del 9 di aprile, 28,44, 32,76, Marabozzo White perfetta con chiusura a 32,74 e poi culminata col massimo del 21 giugno 65,35. Sui fondamentali è una salita davvero eccessiva. Abbiamo già parlato tante volte della Ferragni nel CDA, io sì, considero molto meno significativa la sua presenza quanto piuttosto l'incremento di quota da parte di Louis Vuitton, e ho detto più volte quello che ribadisco anche oggi: io ritengo che il mercato a un certo punto credesse a un OPS di Louis Vuitton su TOTS, perché Arnaud e Della Valle sono molto amici e c'è anche pochissimo flottante, per cui comunque basta fondamentalmente un accordo tra i due e l'operazione va in porto. Poteva essere un'operazione a premio, perché la capitalizzazione ha un differenziale enorme. Adesso il mercato fa i conti con la realtà, ovvero l'operazione non se ne fa più menzione, poi magari la potranno anche fare, e l'obiettivo di raggiungere l'area di supporto diciamo tra 47 e 47 e mezzo è stata quasi
perfettamente riuscita venerdì, avendo avuto un minimo a 48. Ovviamente il minimo di venerdì è stato un minimo importante perché è un livello dove transita la media mobile a 100, ma soprattutto oggi c'è questo tentativo di rimbalzo dovuto al paritetico rimbalzo di tutti i titoli del settore lusso. Quello che, come dicevo in apertura, mi piace di più a livello di movimento è stata Ferragamo, perché comunque ha fatto già un bel hanging man molto pronunciato come range venerdì. Tots può sicuramente ripartire dagli attuali livelli, ma attenzione che deve chiudere, sarebbe meglio che chiudesse il gap lasciato aperto rispetto al massimo di venerdì, ovvero 49,46. Anche qui attenzione, perché il rimbalzo può essere corposo, ma nell'ipotesi migliore non credo oltre il massimo della Shooting Star del 12 di agosto, che è 57,20. Probabilmente si fermerà anche prima, però ecco, dimentichiamoci almeno sul breve i massimi del 21 di giugno, perché erano massimi figli di un particolare momento in cui secondo me il mercato subodorava questa operazione straordinaria. Ultima nota: se ovviamente venisse fuori di nuovo questo discorso speculativo, paradossalmente potrebbero scendere tutti gli altri titoli del segmento lusso e Tod's tornare a salire, perché Louis Vuitton in caso di acquisizione potrebbe, ripeto, offrire un sostanzioso premio, portando avanti probabilmente un OPS che sarebbe poi carta contro carta, per cui sarebbe un costo, diciamo, ecco, ricorderebbe un po' l'operazione che fu fatta su Bulgari, per capirci, dove ovviamente la famiglia aderì perché si trovò azionista di un gruppo stratosferico e fecero, a mio avviso, anche la scelta giusta. E andiamo da Tod's, torniamo ad Avio, altra compagnia italiana, insomma, di cui si parla anche in questi giorni, perché insomma, scusate, azienda aerospaziale italiana che opera nel settore dei lanciatori e della propulsione applicata al sistema di lancio, è stata protagonista nel lancio del razzo Vega, che ha portato in orbita un satellite LEDSat della Sapienza, insomma, e in questo caso si è parlato di missione riuscita, e quindi insomma ben fatto, diciamo, per quanto riguarda Avio. Forse l'abbiamo analizzato insieme, Andrea, proprio settimana scorsa. Comunque sia, siamo a più 0,7%. È un titolo che viene chiesto spesso per un semplice motivo, che è un po' l'ultima chiamata, cioè nel senso che io anche qui l'ho già detto più e più volte, è ovvio che io sono un microorganismo rispetto a Merrill Lynch, sì. Però questo grafico è stato letteralmente rovinato dal target price folle che ha dato l'8 di aprile Merrill Lynch, perché in quella seduta c'è stata una crescita del 16,67%, il titolo è passato da 13,04 a 14,88, poi chiuso a 14,84, ma Merrill Lynch aveva dato un target a 28. Quindi purtroppo quando ci sono questi intermediari di primissima fascia un po' che in gorda, danno dei giudizi un pochettino fuori diciamo dalla Via Lattea, quasi, per sì, parlare di satelliti, il mercato tendenzialmente ci crede. Basta vedere quello che sta facendo in questo periodo Integre su Lime. Quando Integre esce con un target price, ho ricordato Circle, ha dato 5 euro, ha fatto due sedute da nuovo mercato fine anni 90 inizio anni 2000. Adesso però è l'ultima chiamata, perché lasciamo stare il minimo della spinning top del 17 di novembre, che è 10,32, per me il livello chiave area 11, quindi chi ha il titolo adesso deve tenerlo, siamo a 11,34, chi lo volesse provare è arrivato il momento di farlo, per un semplice motivo che io compro a 11,30, 11,35, 11,40, mi do uno stop in caso di chiusura giorniera inferiore a 11 e diciamo che almeno senza esagerare il massimo del 12 di luglio, che è 12,58, posso ambire a realizzarlo, ma il titolo potrebbe tornare fino
a 13,48, che è il massimo del 15 di giugno da questi livelli, per cui essendo uno stop così stretto è un titolo che si può tranquillamente provare, ripeto, a patto che si sia disposti a chiuderlo anche oggi. Tradotto, compriamo adesso, stasera chiude a 10,80, io devo stoppare il titolo in perdita e guardare ad altri investimenti, questo è fondamentale. L'ultima domanda arriva da Mario, che ci chiede di Saras, che sta rilanciandosi long, dice il nostro amico, secondo il tuo punto di vista? E allora andiamo a vedere Saras, altro titolo energetico, siamo in lateralità di breve, più 2,55%, una bella performance quella di oggi. Allora, io Saras sono di parte perché l'ho ripresa qualche settimana fa, e l'ho inserita nel portafoglio della mia newsletter. La penso come telespettatore perché per me sta ancora caricando, però anche qui per non far diventare l'operazione troppo penalizzante devo prima comunque fissarmi uno stop che io metterei sotto il minimo del 2 di agosto, che è 0,605. Il primo target al rialzo è poco sotto 0,69, che è il massimo della Shooting Star del 3 di agosto. Dopodiché abbiamo abbastanza ravvicinato il massimo del 6 di luglio, che è 0,704. In ogni caso credo che il titolo, in caso di rimbalzo, possa arrivare fino area 0,75, che è massimo del 28 di giugno. Qui a livello di numeri, anche se c'è stato un piccolo miglioramento, non mi fa impazzire la società. Basta pensare che io non ricordo un margine settimanale positivo di raffinazione, il famoso EMC è sempre meno 1, meno 2 dollari, quindi è anche difficile dire compro perché credo nella società, perché i numeri a livello fondamentale lasciano un po' a desiderare. Dal punto di vista tecnico un rimbalzo ci può essere, per cui mi trovo decisamente in linea con l'ipotesi del telespettatore, ripeto, tutto verrebbe meno se ci fosse una chiusura giornaliera sotto 0,605. Caro Andrea, sempre grazie, sempre un piacere ascoltare le tue analisi, ci sentiamo presto, buon proseguimento di giornata e grazie ancora.